Amici e amiche dell'Avellino, buonasera. Radio Notte Stereo, studio 2 a mente fredda. In studio con me questa sera, come sempre, Antonio Comella. Buonasera. E Fiore Carullo. Buonasera. Ebbene, dopo l'indegna e indecorosa prestazione di ieri, insomma, lo sconforto. Ieri io giravo sui social. A un certo punto ho visto una dichiarazione di Calderisi del 2006, quando è arrivato ad Avellino, quando è stato presentato alla stampa. Non è per parlare di Calderisi, ma per le parole che disse allora. Io nella mia carriera di calciatore e da 6 anni di allenatore non ho mai visto una squadra vincere perché aveva i campioni, ma perché aveva degli uomini. Io non voglio campioni, non voglio gente che viene qua perché hanno un nome. Io voglio gente che corre, che ha la mia stessa fame per fare bene. Ebbene, queste parole calzano a pennello con il momento, insomma, e con la partita che abbiamo visto ieri. Ieri in campo c'erano 11 fantasmi, 11 bambocci viziati, e io gli consiglierei di andare a vedere una partita, e non parlo della Serie A, parlo di Avellino-Modena. 5-4 per l'Avellino, eravamo 2 reti sotto, il Modena vinceva 3-1, in attacco aveva un uomo come Bucchi. Ebbene, noi quella partita la ribaltammo e la vincemmo. La vinsero gli uomini, perché vanno gli uomini in campo. Quelli che non c'erano ieri al Partenio, probabilmente perché non hanno fame, perché la società, e questo gliene do merito, li paga regolarmente, gli ha fatto contratti biennali e triennali a quei signori che ieri non correvano in campo e non hanno dato l'anima. Perché se pensano che qui stanno in una piazza dove il calcio non lo mastichiamo o non ne capiamo, si sbagliano di grosso. Invece c'erano da quell'altra parte i calciatori del Catania, quelli senza stipendio, quelli che avevano fame, che correvano e hanno vinto ieri. Allora io alla squadra mi auguro che mi risponda sul campo, iniziando già da Picerno, con una grande prova, una prestazione. Vincere e convincere finalmente, perché siete indecorosi, semplicemente indecorosi. Dovevo fare questo intervento perché tacere molte volte, insomma, è una vera e propria colpa. Caro Antonio Comella, ieri che partita hai visto? Ma hai detto già tutto. Una partita che naturalmente non fa altro che far ricordare le tante tante prove alquanto negative di questa squadra, e naturalmente bisogna pagare lo scotto. Io purtroppo devo ripetermi sempre a dire le stesse cose. Io sin dall'inizio ti segnalai il fatto che la società, proprio perché era alquanto inesperta in questo settore a livello calcistico, doveva provvedere e circondarsi di persone che effettivamente potessero metterli su una retta strada, perché il calcio oggi non è facile entrare e inventarsi. Quando ti dicevo questo, ieri si è evidenziata ancora una volta, e mi preme sottolineare, io già te l'ho detto a microfoni spenti, Fiore nel testimone, quanto ti dicevo, che la società anche in questo ha mancato di non provvedere a mettere un dirigente accompagnatore a livello di quello che non sarebbe successo se ci fosse stato uno di quelli che noi conosciamo. Tempo scaduto. Questa è la verità. Caro Fiore Carullo, ieri Gautieri ha detto creiamo ma non concretizziamo. Tu hai visto un Avellino che creava? No, assolutamente no. È una squadra che non ha mordente, non ha una spina dorsale, non ha una personalità. Almeno quello è emerso ieri, e in gran parte era emerso anche col Messina, soprattutto nei secondi 45 minuti, quando la squadra, ripeto, è calata terribilmente. Ieri abbiamo incontrato una formazione che viveva, ora sembra che sia stato risolto il problema, comunque una situazione molto grave a livello societario, anzi era proprio sull'orlo
sull'urlo, nel baratro, quando è stata gli è stata data la proroga alla società, alla vecchia società, e poi è intervenuto un nuovo si è fatto avanti un nuovo proprietario. Eppure ieri quei giocatori hanno lottato, oltre a vincere, hanno lottato, avevano fame di successo, di vittoria, per poter dimostrare ai nuovi dirigenti che loro ci sono, che loro vogliono portare il Catania anche a un possibile playoff, certo non in una posizione di avanguardia, ma in una buona posizione. A proposito di vittoria, insomma di successi, di fame, prego la regia di chiamare Vincenzo Moretti. Tutti lo ricordate? Ecco. Vincenzo Boom Boom Moretti. Boom boom. Con lui abbiamo vinto. Lui era uno di quelli che non si arrendeva mai. In questi momenti io ho deciso di chiamare lui proprio per questo motivo. Lui perché è di Caserta, se non sbaglio. In questo momento servono uomini come Moretti, ma trovare il carattere, perché è il carattere che fa. Però Cesare, fatti riprendere. Vincenzo Moretti, buonasera, Radio Notte Stereo. Buonasera a tutti. Ciao Vincenzo. Dunque, signor Moretti, io poco fa stavo dicendo che al di là dell'allenatore, l'allenatore può anche sbagliare la formazione, può anche sbagliare una sostituzione, ma poi sono gli uomini che fanno la partita. Il carattere di quegli uomini, la forza della reazione, lei cosa ne pensa? Ma vabbè, in questo momento del campionato è influente la formazione che mette in campo. Io credo che i giocatori che scendono in campo sono quelli che poi alla fine devono sempre fare la differenza. Non ci sono giustificazioni, siamo in una parte dell'anno dove praticamente si deve sbagliare poco. Onestamente l'Avellino proprio nell'ultimo periodo sta venendo meno, questa cosa non fa ben sperare per i playoff. Quale potrebbero essere i fattori? Non ho capito quale bene. Potrebbero essere i moventi, fattori scatenanti di tutto questo? Ma io credo che i giocatori che possono fare la differenza sono, penso, quando rientrerà a pieno ritmo Di Gaudio, Moriero, che adesso è fuori per infortunio. Questi sono giocatori importanti, però ripeto, chi fa parte della rosa dell'Avellino comunque fa parte di una rosa importante, quindi comunque sono giocatori che devono essere all'altezza della situazione. Quindi, ecco, tu come giudichi nel vedere a fine partita mandarsi a quel paese i calciatori, significa che non regna serenità, tranquillità? Ma questa è la cosa che fa più male, perché i giocatori che si mandano a quel paese in campo, credo che non sono cose che lasciano ben sperare per il proseguo del campionato. Io direi che in questo caso deve intervenire la società, perché il presidente D'Agostino ha sborsato parecchi soldini e anche quest'anno rischia di fare un altro flop. Quindi credo che la società in questo momento debba scendere in campo e debba mettere tutto un attimino in riga. Fiore, una domanda. Senti, buonasera Moretti, sono Fiore Carullo. Ti volevo dire, ci ricordiamo bene i tuoi gol, le tue straordinarie punizioni, ma anche l'impeto, l'impegno che mettevi, che profondevi sul terreno di gioco. Io penso che questo stia mancando in questo particolare frangente, come tu sottolineavi, alla squadra biancoverde. Cosa ne pensi? Ma vabbè, la ringrazio per l'attestato di stima. No, è un dato di fatto, è un dato oggettivo. No, va bene, comunque fa sempre piacere. Certo. Io credo che in questo momento all'Avellino manchi un leader, proprio un trascinatore. Cioè l'Avellino, io non vedo in questa squadra, non vedo un trascinatore vero e proprio. Esatto. Cioè vedo giocatori che ognuno pensa al suo orticello, invece fortunatamente quando c'ero io ognuno di noi remava anche per l'altro compagno quando stava in difficoltà, cosa
cosa che in questo momento io non sto vedendo con questo gruppo. Unità. Benissimo. Altrimenti non avremmo battuto il Napoli nella finale dei playoff. Noi abbiamo fatto finale. Abbiamo fatto quell'impresa perché tutti remavano Nella stessa direzione. Ma senza togliere nulla a nessuno, quella finale la poteva vincere solo quel gruppo, perché lì se c'era anche una squadra di Serie B a vincere non avrebbe mai vinto quella partita. Certo. Guarda, quindi, una pietra miliare nella storia dell'Avellino Campo. Quindi dobbiamo ripartire insomma dal costruire un gruppo, Vincenzo, cioè quello che insomma è uscito fuori, emerso da quello che dici. Ma io ho paura di una cosa, che comunque ci sono molti giocatori sotto contratto. Sì. L'anno prossimo il direttore De Vito avrà un compito non poco facile. Certo. Quindi costruire anche un gruppo vincente l'anno prossimo non è una cosa facile. Ripeto, ci sono parecchi giocatori che non stanno dimostrando il loro valore in campo, ma hanno avuto rinnovi dei contratti. Bravo. Quindi l'anno prossimo il signor De Vito si troverà a fare un lavoro non proprio facile. Anzi, molto tortuoso, molto spinoso. Sì. Signor Moretti, io la ringrazio di essere stato grazie con noi, voi, è stato molto esplicito, e la ringrazio sempre per la sua sincerità e la sua critica. Bene, vero, vero. Le auguro una buona serata. Caro Vincenzo. Buon proseguimento a tutti, grazie. Ciao. Radio Notte Stereo. Molto chiaro Vincenzo Moretti, che non se ne risparmiate. No, no, io è stato ho chiamato sincero. Lui proprio perché non sincero, le mandate. Sincero. Molti invece non li chiamo più perché si nascondono, iniziano a dire che non entrano nel mezzo. Questa è la riprova. Allora, scusa Principi. Alberto Belfiore dice: le colpe sono innanzitutto di una società che ha fatto della presunzione il suo grande limite. Bravo e Alberto. Questi sono i risultati. Un saluto a tutti. Un saluto Alberto, un caro a me fa piacere che no di quello che ha detto Alberto mi fa piacere e condividiamo tutto con Alberto la pensa come me. Il discorso che pongo io neanche fa l'apposta, mi ha dato la stessa risposta, me l'ha dato Moretti. Quando non regna una certa serenità, tranquillità, perché ci sono problemi. Quando ieri, l'altro giorno, l'ultima puntata, ti ho detto che purtroppo il campo oggi non conta più, contano altri fattori che vanno fuori dal campo. Okay. Per cui quello che ti ha detto Moretti rispecchia ampiamente e fedelmente tutto ciò che ti volevo dire. Fiore? Sì, no, oltre a questo, un'altra cosa importantissima ha detto Vincenzo Moretti, che manca un leader, cioè manca un giocatore che sia un punto di riferimento, che sia colui che si mette la squadra, come si suol dire, in senso figurato, sulle spalle e faccia vedere veramente che questa squadra abbia gli attributi, abbia quel quid, quell'animus pugnanti che invece sta mancando all'Avellino di queste ultime partite, ma anche l'ultimo scorcio di Braglia. Poteva essere di Gaudio. Magari qualcuno pensava che poteva essere di Somma, perché di Somma è stato sempre di Gaudio. No, dico per fare un gruppo però all'interno devi ritrovarlo anche tra i calciatori, però facetemi parlare pure a me, però dovevi farlo insomma anche tra i calciatori, trovare un leader. Si è sempre cercato di Somma il leader. Ora andiamo ai cartellini, ragazzi. Antonio Comella, quale cartellino, a chi e perché? Io il rosso all'intera squadra per la vergognosa prestazione di sotto il profilo dell'impegno, perché io credevo che dopo tante e tante di quelle chiacchierate che si sono avute durante la settimana potessero reagire mettendoci e sopperendo alle carenze sul piano qualitativo e tecnico, perlomeno con la determinazione, con la volontà. Cosa che per me non c'è stata. Questo è soltanto alla squadra gruppo o all'intera società? No, io questo va alla squadra. Solo per squadra. Quanto riguarda la società, il mio cartellino va a giallo. Ammonisco sempre la società che non provvede in merito a tutto ciò che si è stato detto. Perché, ripeto, ieri se avessimo avuto un altro dirigente,
un dirigente accompagnatore con i cosiddetti attributi, vabbè, non saremmo arrivati a vedere uno spettacolo indecoroso. Io in tanti anni di calcio non l'ho mai visto che i calciatori si mandavano a quel paese vergognoso, vergognoso. Fiore Carullo, quale cartellino, a chi e perché? E beh, devo ricalcare le orme del principino, perché il rosso per quanto riguarda la squadra, l'organizzazione di gioco, l'ambiente che c'è anche nello spogliatoio e che non è dei migliori, diciamo così, e quindi anche per la prestazione, una prestazione indecorosa. Al di là dello stesso risultato, perché tu puoi perdere pure una partita, caro amico, cioè, prendi due pali, tre o quattro grandi parate del portiere avversario. Insomma, ma non mi pare che questo è accaduto ieri. No. E poi il giallo, per quanto riguarda anche io, per quanto questo forte ammonimento, per quanto riguarda la società, perché la società comincia a stare da qualche anno, quindi un minimo di esperienza la deve acquisire e che deve far frutto anche di esperienze sbagliate, di errori commessi in passato. Va bene, noi vogliamo sentire anche la voce di qualche tifoso. Quindi chiamiamo Patrizio Cammino, se la regia lo chiama. Nel frattempo noi continuiamo con la chiacchierata fino a che non risponde, insomma, Patrizio. Quindi siamo davvero amareggiati. Il prossimo turno è con il Picerno nelle ultime gare, insomma, ha fatto delle Patrizio Cammino partite. Sì, pronto, buonasera, Radio Notte Stereo. Ciao Patrizio. Ciao Patrizio. Patrizio, come hai vissuto la partita di ieri? Sei arrabbiato? Io sono arrabbiato e sarei poco. Sono disgustato da un atteggiamento di tutta la squadra, perché ieri camminavano, non vorrei. Non correvano, questi andavano a due all'ora. Sono squadre che non tiene né calzime, non tiene né tecnica. Non c'è la volontà di scendere in campo. Ieri non ci stavano proprio. Noi abbiamo perso contro una primavera del Catania. Sì, anche perché era la primavera, sì. È la primavera del Catania. Ma noi veramente stiamo facendo ridere. Allora, voi siete tre esperti di calcio. Vabbè, presunti esperti. Conoscitori di calcio. Come me. Allora vi sto dicendo, abbiamo perso contro il Messina. Il Messina pareggiato. Abbiamo perso contro il Palermo. Contro il Catania. Abbiamo pareggiato contro il Foggia. Abbiamo pareggiato contro il Monopoli. Abbiamo pareggiato contro il Picerno. Contro il Campobasso, insomma, abbiamo pareggiato molte volte. Allora, io ti dico una cosa, in squadra quanti siciliani ci sono? Quindi tu attribuisci la colpa ai siciliani? No, vabbè, non diamo colpa in particolare, Cammino, dai. No, io Cesare la penso così. Vabbè, evidente. La penso come vuole. Bisogna rispettare tutti i pensieri. Però ti dico anche una cosa. Sì. Il presidente muoverà a fare la conta con i procuratori. Perché i procuratori verranno a chiedere cassa. Bravo. Ma poi il presidente deve fare una cosa: già non caccia soldi. Perché i soldi sappiamo chi li ha cacciati. Quindi, secondo il presidente, non ha cacciato chissà quando. Ma sì, ha ragione. Senti, Patri, da un cartellino giallo, rosso o blu, quale daresti a chi e perché? A tutti e tre, rosso, da cacciare fuori. Che se stava un Antonio Siviglia e portava Coppo Candiera a zappare. Si trovava una fatica. Aveva una fatica. A incominciare anche a comanda fino a sotto. Bravo. Ebbene, non devi non è alta, né parte, né voglia, né voglia faticare, né voglia lavorare. Sapane acqua. Io ti ringrazio, allora, Patrizio. Cesare, l'ultima cosa, ma ti sembra giusto che un calciatore deve vivere a Napoli quando deve non parli di Maniero? No, non mi sembra giusto. Non io l'ho detto prima che sono dei bambocci viziati.
perché noi non possiamo sapere quello che fanno là. Sì, sì. Lo dice. Neanche parla apposta lo dice. Hanno portato anche il Covid nello spogliatoio più di una volta. Ma ne parlammo lunedì. Devono vivere la città, devono vivere no, i tifosi. No, questo è vero, questo è vero. Devono vivere i tifosi. È vero, Patrizio, io ti ringrazio. Questa società aspetta l'ultima di lì. Ti ringrazio, questa Patrizio, società. Abbiamo i minuti contati perché la nostra trasmissione dura poco, però ti ringraziamo per l'intervento. E ti salutiamo, buonasera Patrizio. Ciao Patrizio, ciao Patrizio, buonasera. Patrizio Cammino, insomma, rifletti un po' quello che è il morale adesso tra i tifosi. Della tifoseria. Perché la tifoseria comunque è un vecchio tifoso, ha una vita. Oggi la società ha smentito un eventuale richiamo di Braglia. Quindi sì, perché... ma sarebbe veramente un ammettere degli errori clamorosi della stessa società. Non la penso così perché comunque Braglia è ancora un tesserato. Sì, ma certamente. Quindi, se si va avanti così, io penso che la società lo richiamerà. Io voglio fare una domanda al principino: chi ha fatto meglio, Gautieri o Braglia? Ma guarda, a un certo punto si può anche scegliere di richiamarlo. Certamente, anche perché lui conosce meglio i calciatori, sa effettivamente chi mettere in campo, chi possa dare quel poco che di anima, di animosità che c'è in ogni elemento. Lui li ha visti dall'inizio del campionato, per cui, ma questo è per rispondere anche a coloro che ieri, ma come si fa? Io mi auguro che non sia vero quello che si vociferava ieri, ma è possibile mai che un tifoso che si permettono di dire che questa società ha speso fino adesso 7 milioni, io mi auguro che non sia vero. Perché sennò veramente, signori miei, ma a un posto del pallone andate a fare altri mestieri. Scusami. Spendere 7 milioni significa... oggi il Bari ha speso 10-11 milioni, ma vediamo in che posizione sta. Raga, continuiamo sull'argomento, per favore. Allora, Alberto Belfiore prima parlava di presunzione della società. Insomma, dire già a priori, no, Braglia non tornerà comunque, è comunque un limite. Perché non deve tornare con me? È comunque un tuo tesserato. Sì, ma il problema è un altro, perché se tu fai tornare a Braglia, allora per onestà dovresti richiamare anche Di Somma. No, perché sì, caro mio, perché tutto quello che è stato fatto dal tuo Braglia Di Somma. Come sia stato è così. Quindi... c'è questo, l'Avellino non ha esonerato solo Braglia, caro Cesare. L'Avellino ha esonerato anche Di Somma. Però c'è un precedente. I calciatori salvarono Braglia allora. E anche questo è da verificare. E la mia paura è che i calciatori possono remare contro Gautieri. Io non mi meraviglierei. Non mi meraviglio che ciò possa succedere. Poi bisogna vedere anche in base alle esperienze. Di quello che ha detto Cesare io non mi meraviglierei. E potrebbe essere anche una cosa normale che Braglia possa tornare e possa approdare con la squadra a disputare i playoff. No, ma però io non lo sto escludendo, principio. Io non lo sto escludendo. Il discorso qual è? Che adesso tutti coloro, ieri ne ho sentite, gente che fino a ieri voleva che Braglia se ne andasse, ieri hanno predicato di ma tutto. Che cosa non è stato detto su Braglia? Scusa, io non sto dicendo che devi tornare Braglia. Io non mi riferisco a te, Cesare. Mettere il carro davanti al buio. No, è più giusto. Tornerà, non mi sembra. Ma tu hai fatto una giusta riflessione. Una giusta cosa. Però sto dicendo pure cosa non è stato detto contro Braglia. Giuseppe Festa ci chiede: vorrei sapere com'è nata questa diatriba tra i calciatori che si mandano a quel paese in campo. A cosa è dovuta non capisco. Io so che oggi c'è stato anche uno screzio negli spogliatoi. La situazione spogliatoio non è tanto, insomma, piacevole. Questa è un'aggravante. È un'aggravante perché magari... Ma anche per il futuro cambio delle partite che abbiamo avanti. Ma è un'aggravante per la società. Ritorno sul fatto che quei calciatori che salvarono Braglia... nelle ultime partite con Gautieri hanno fatto sempre qualcosa che ha rotto le uova nel paniere. Certo, ho capito. E purtroppo uno deve essere anche un po' malepensante, voglio. Ecco,
Dice, qui stanno salvato, questi erano legati a Braglia, magari non stanno mettendo lo stesso impegno con Gautier. Ma questo che, questo che stai dicendo ti fa onore, perché ci può tu stare. Sei l'unico che forse sta denunciando ed evidenziando la verità di questa situazione. Certo. Perché alcuni, quando io dico che facendo le dovute eccezioni, oggi questi giorni pro... diciamo giornalisti che si fanno chiamare, no, non facciamo, ma no, io me non placcio, facciamo crociate, ma no, io non voglio, io sto dicendo che facendo le dovute nessuno evidenzia il fatto che oggi purtroppo non regna serenità e tranquillità nello spogliatoio. Questa è la realtà e questo è un fatto che ha un'importanza notevolissima negli equilibri della squadra, anche poi quando scende in campo. Bravo. Questo lo dobbiamo dire. Cioè. Allora, Lupus Fabula, che mi dice quale diatriba, non hai visto la partita? Alla fine, davanti alle telecamere si sono mandati a quel paese. Non lo stiamo inventando noi. No, quindi, non stiamo sputando veleno, come dici tu. Poi certe offese, insomma, tienile per te. Comunque, noi siamo una emittente libera, diciamo quello che vogliamo. Non lo offendiamo nessuno. Non siamo condizionati da nessuno. Ma siamo persone libere. Ma chi è sto signore? Che? Chi è sto? È Lupus in Fabula. Ecco, vedi, già il fatto che non esce fuori, che sta nell'anonimato. Ma ti nascondi, significa che tu pure sei uno di quelli che purtroppo sei condizionato, non sei libero. Non sei un allora, uomo c'è, libero. C'è un altro tifoso invece che dice... Libero pensatore, livelli infimi, mai visto uno scasso del genere, neanche ai tempi di Mancani, Archimede, Graziani. Abbiamo preso mister, mille soneri, che brutta fine abbiamo fatto. Che ne pensate? Vabbè, sulla gara di ieri non c'è niente, penso che abbiamo detto tutto quello che era possibile dire, almeno. No, sul quando... fatto dei mister, sugli esoneri, sullo scasso. Certo, che ci sono stati degli errori grossi da parte della gestione della società e di chi doveva dirigere, e beh, questo è sotto gli occhi di tutti, caro. C'è un altro tifoso che dice la società si deve attrezzare con un direttore generale di professione e noi lo stiamo dicendo, un direttore sportivo all'altezza, debito purtroppo ha sulla coscienza almeno la leggerezza di aver, allora devo tutti insieme vedere che si può salvare, insomma. Vabbè, De Vito non lo possiamo colpevolizzare in neanche due mesi. Ma la stessa, cosa si può dire anche nei confronti dell'allenatore. Signori miei, questo è il materiale che ha trovato. Che ha trovato l'Udinese? Che deve fare? Scusa, Michele Iannaccone. Un mese e mezzo. Michele Iannaccone ci dice si devono mettere due giocatori fuori rosa. Dici chi sono? E chi sono? Tanto qui, allora. Lupus Fabula continua, dice di darci la mano con l'urlatore, non sappiamo che è l'urlatore. No, non ci sono urlatori tra di noi. Non stiamo urlando, non ti preoccupare. Stiamo parlando tranquillamente. Comunque ci fa piacere che ci segui. A noi ci fa sempre piacere quando. Ma certo, è evidente. Grazie del tuo intervento, insomma. Però almeno mettici la faccia, mettici il cognome. Questo sarebbe più opportuno. Ecco. Anche perché qua presentano tutti, però appunto potrebbe essere anche un calciatore, un dirigente. Io mi sono presentato, eppure io, perché dopo che ieri abbiamo perso quella gara, difendere ancora l'indifendibile non siamo noi gli urlatori. Cesare, sei tu che c'hai paraocchi, ma noi ci dobbiamo solo curare, perché... però andiamo avanti perché il bene dell'Avellino non lo vuole soltanto lui, lo vogliamo anche noi. Certo. Ma a me non mi sembra che non abbiamo parlato, non abbiamo. No, noi facciamo delle riflessioni. Abbiamo cercato di far correggere in tempi non sospetti la società quando ha iniziato a rifare tutta una squadra e quando aveva bisogno di sole tre elementi. Non è stato fatto questo. La società ha scelto, ha confermato, riconfermato di somma e l'allenatore, per cui signori miei, vi dovete mettere d'accordo. Ora però andiamo al pisello. Quando parlate di dire le cose come sta, andiamo la società ha voluto. Andiamo alla prossima. Picerno Avellino. Che partita ti aspetti? Ti aspetti una reazione che sia insomma una bella reazione,
o comunque hai paura che il Picerno sia una bella squadra tosta in casa? No, ma io mi auguro soltanto che i giocatori, tramite l'allenatore e il direttore sportivo, e quindi io so che Enzo De Vito è pur bravo in queste cose, di far ricredere alcuni calciatori a far dare il meglio, ma proprio il meglio di quelle che loro fino adesso purtroppo non hanno dato. Io mi auguro che abbiano questa reazione e nel momento in cui io mi auguro che dovessero fare risultati, che poi venga anche la vittoria, come viene viene, l'importante è che reagiscano e che la gente capisca la reazione che hanno avuto questi calciatori. Allora, Luca Trono mi scrive un saluto a Fiore, che è un giornalista preparato e competente, lo seguo dai tempi della Serie A. Della Serie A, ha ragione. Cioè, insomma, chi non ci ritiene degli urlatori, ecco. Chi non ci ritiene degli urlatori. La stessa domanda a te, poi il risultato esatto. Scusa, principi se ti dico sintetico, però lo so, lo so. Il tempo è il tempo è tiranno, come si suol dire. La regia da là ci aveva detto 3 minuti. No, faccio 3 minuti. Dunque, che partita sarà con il Picerno? Hai paura del Picerno o hai più paura dell'Avellino che non reagisca e sia la stessa che giocherà, che ha giocato con il Catania? La risposta sta già nella tua domanda, nella seconda parte della tua domanda. Cioè, quale Avellino scenderà in campo contro il Picerno? Perché se è un Avellino combattivo, dinamico, un Avellino che metterà l'animo, metterà il cuore in campo, allora l'Avellino potrà anche uscire vittorioso. Ma quantomeno farà una partita dignitosa, decorosa, onorerà la casacca bianco-verde. Noi vogliamo un Avellino che onori la propria maglia, una maglia gloriosa. Bravo. Una maglia ricca e piena di storia. Dunque, noi facciamo sempre il pronostico, il risultato esatto. Principino, risultato esatto di Picerno Avellino 2-1 per l'Avellino. Quindi 1-2 Antonio Comella. Antonio Comella ha già vinto 3 giubbotti di pelle. Io ho vinto 3. 3 volte azzeccato il risultato. Dunque, libero pensatore, ci scrive Gautieri, non ha personalità per fronteggiare una situazione così drammatica. Il presidente ha continuato a sbagliare cambiando Braglia, prendendo un tecnico inadatto. Perché? Peccato, perché ci ha rimesso bei soldi. Speriamo non abbandoni la baracca dati gli scarsi risultati. Una riflessione che non abbiamo mai fatto. No, ma noi non l'abbiamo, penso, ma non noi non abbiamo, penso però. Noi abbiamo ringraziato sempre per l'impegno di tutta la famiglia da così. Ma certamente. Lo ribadiamo ancora una volta. Ma certamente. E dico, però, visto e considerato. Ma anche io, quando ho incontrato il signor D'Agostino. Ah, ma non si discute. Però dico. È possibile mai che tu vai a intraprendere una strada dove non la conosci? È evidente che cerchi di mettere chi ti possa naturalmente indirizzare, e quindi avrebbe dovuto prendere direttore sportivo, addetto stampa, accompagnatore di squadra, vabbè, allenatore. Sono scelte sue, le sto pagando. Io però prima dicevo a Fiore, te lo ricordi il professore Luongo? Oh, è colpa e tua, chi è che i figli hanno troppi soldi in tasca, perché D'Agostino comunque paga ogni mese, ha fatto anche dei contratti biennali e triennali, dando una sicurezza a gente che aveva 30 anni. Ma loro non gliel'hanno riconosciuto, in campo non si sono impegnati, quindi io non ce la tengo con la società, ma soprattutto ce la tengo con i calciatori, certo, che mi diano la risposta con il Picerno. E come abbiamo detto. Poi se qualcuno vuole insinuare, e qui sono gli urlatori o quelli che vogliono male all'Avellino, le critiche noi dobbiamo dare spazio a tutti. Come ha detto quel tifoso che si ricorda di me dai tempi della Serie A, e sono passati più di 33-34 anni, sai quante critiche abbiamo avuto, però noi abbiamo le mani pulite. E come il Principino, come te, siamo persone oneste, non stiamo su nessun libro paga di qualcuno, e quindi le diciamo le nostre opinioni con grande onestà, libertà e sincerità. Fiore, il risultato esatto di Avellino Picerno, Picerno Avellino 1-0 per l'Avellino. Dunque, Alessio Capaldo, un saluto al Principino.
Poi mi scrive Mikoski e Dossena, non lo so cosa vuol dire Mikoski e Dossena, non lo so, vabbè. Rientra un punto interrogativo, non posso interpretare, vabbè. Se mi scrivi qualcosa in più, libero pensatore, proprio per questo mi spiace per il presidente, speriamo posso ottenere quando merito un saluto, io lo spero davvero, perché io D'Agostino, lo dico e lo dirò sempre, pagano bene, hanno sempre pagato. No, su questo non si discute. Quindi, proprio, forse proprio per questo. Questa è una garanzia. È una garanzia. I figli hanno troppi soldi. È colpa tua, figli però hanno troppi. Mi consenti, se forse deve diventare un presidente di quelli, però, che se non rendi in campo, però questo, tagliano pure lo stipendio. Ma però questo non giustifica che vengono qui come i preparatori atletici, che forse non sono all'altezza. Ed abbiamo avuto le conseguenze di cambiare esperienza e di non prendere elementi che effettivamente di Avellino, e cito ancora il caso di La Porta, uno dei più bravi preparatori, a non portarla ad Avellino, fanno venire la gente strana. Ora io non capisco questo Mikoski e Dossena col punto interrogativo, che significa, insomma. Forse qualche diatriba che c'è stato tra di loro, non sappiamo. Non ne voglio parlare, no. Dico, sì, può darsi, che dite voi? Vabbè, se è successo poi verrà fuori. Ma se è successo sarebbe molto grave, per chi si va certo. Con uno spogliatoio non tranquillo. Con uno spogliatoio diviso. È diviso da diatribe, da lotte intestine, guai questo. Bene Principino, allora ecco, Alessio Capaldo ci dice: tra di loro c'è stato un forte battibecco, fa riflettere sul clima spogliatoio. Mi fa piacere Alessio che ha scritto questo, perché a me mi hanno detto che sputavo veleno. Mi fa piacere davvero che lo hai scritto, non solo la tua fonte, ma mi fa piacere. Io avevo sentito qualcosa, ma era giusto un qualcosa. Non volevo entrare ma in mezzo. Ma addirittura non ti faccio il nome. Stamattina un giornalista mi ha detto: fra 3-4 giorni rivedrai Braglia da Avellino. È probabile. Sono scelte della società, perché se a Picerno non va bene la posizione dei Gautieri, non diventa critica, ma diventa davvero drammatica. Cioè. Quindi la società, anche se Gautieri, Braglia, ripeto, ha pochissime colpe. Sì, però Braglia ancora tesserato della Vellina. Certo, fino a fine campionato. È ancora a disposizione. Io ringrazio tutti quelli che ci hanno seguito, Concetto Biondi, Cinetto Borrillo, Mario Genovese, Alberto Belfiore, Luca Trono, Lupus in Fabula, Libero Pensatore, Patrizio Cammino, Michele Annaccone, quelli che ci hanno scritto, insomma, questi sono quelli che ci hanno scritto, Alessio Capaldo. Chiudo con un augurio, che l'Avellino, insomma, possa giocare una bella partita a Picerno, che ci possiamo riscattare davvero, perché noi siamo un grande popolo, il popolo avellinese è un grande popolo e merita molto di più di quello che abbiamo visto ieri. Dimentichiamoci ieri, fatelo dimenticare vincendo a Picerno. Amiche, amici dell'Avellino, ci risentiamo lunedì qui alle 18.30, Radio Notte Stereo, Studio 2, vi salutiamo. Sono stati con me Antonio Comella. Buonasera e forza Lupi. E Fiore Carullo. Buonasera e forza Avellino sempre. Amiche, amici dell'Avellino, buonasera. Radio lunedì 18.30. A mente 30. Commenti sulla partita dell'Avellino. Radio Notte Stereo.